Salve a tutti gli utenti di Spazio Games, io sono Dr. White e siamo qui oggi con un nuovo video di FIFA 14 Ultimate Team, una recensione, lo vedete già il giocatore che ho recensito questa volta, Davide Moscardelli, famosissimo, è inutile che vi stia qui a dire chi è questo giocatore, probabilmente lo conoscete già più per le gesta sul web che neanche per le gesta in campo, comunque un ottimo giocatore, vi ricordo che l'avevamo recensito anche l'anno scorso e non era stato così male come potesse sembrare sulla carta, vediamo come si comporta quest'anno. Come sempre partiamo dalla velocità, velocità che come l'anno scorso ho trovato più alta di quello riportato sulla carta, non è un giocatore così lento come magari abbiamo visto Del Piero che non era proprio un mostro di velocità, certo Moscardelli non è comunque riesce a difendersi bene in velocità, il problema qual è? Qual è il controllo palle che lascia un po' a desiderare quando magari si allunga e riparte via lui, perde palla perché magari si allunga troppo. Forza fisica, ottima, perché ha 90 di forza fisica, quindi un ottimo valore. Sotto quel punto di vista lì, non possiamo dire niente a Moscardelli. Il tiro si presenta sulla carta come una delle caratteristiche migliori, e infatti non è malissimo per alcuni aspetti, come il tiro dalla distanza. Guardiamo questo tiro da veramente distante che impegna il portiere, quindi non era scontato. La potenza di tiro è molto buona. I problemi seri iniziano sulla finalizzazione. Vedete anche nei gol uno contro uno col portiere ha difficoltà a finalizzare Moscardelli, questo non me l'aspettavo da lui, anche perché è molto facile finalizzare in questo FIFA, quindi mi aspettavo un giocatore in grado di concludere l'azione in modo efficace e questo non è, quindi attenzione, avrete bisogno di molti tiri per segnare con Moscardelli. Quello che mi ha sorpreso sono i passaggi che sono abbastanza precisi nonostante il valore non sia altissimo e il colpo di testa che non è affatto male, il giocatore è abbastanza alto, Moscardelli è alto 1,85 m, quindi può impegnare la difesa avversaria, sui cross si fa trovare presente ed è capace di staccare la palla eppure di spizzarla magari verso altri compagni, in questo caso impegna il portiere dopo la punizione. Che chemistry style vi consiglio? Il primo è motore, andiamo a aumentare la velocità, il passaggio e il dribbling. Il dribbling non è un granché, quindi è meglio aumentarlo, anche le skill non sono efficacissime, solo 3 stelle skill, quindi non è decisamente un giocatore per il dribbling. Oppure cannoniere, in questo caso andiamo a aumentare il tiro, il dribbling e il colpo di testa. Il tiro l'ho aumentato per aumentare il valore di finalizzazione che per portarlo così a livelli accettabili. Che squadre vi consiglio per utilizzare Moscardelli? Sicuramente le Argento di Serie A che non sono male quest'anno, forse è più forte paradossalmente la Serie B Argento, ma anche la Serie A Argento si difende bene. In questo caso 4-2-3-1 molto offensivo con Moscardelli unica punta, 3 trequartisti veloci come Christodopoulos, Anderson e Florenzi, quindi un centrocampo molto veloce, tecnico e dinamico. Moscardelli io ve lo consiglio punta unica perché work rates medio-alto, quindi un giocatore che tornerà molto e quindi vi consiglio nel 4-2-3-1 avere 3 trequartisti che possono sostituirsi a lui oppure in questo caso la formazione simile a quella che utilizzavo io, un 4-3-3 col trequartista. Nel nostro caso un trequartista molto offensivo perché ha alto, basso come work rates, quindi può andare a sostituirsi tranquillamente a Moscardelli. Moscardelli si abbasserà molto, ma troverete comunque sempre un giocatore che può impegnare la difesa, quindi vi consiglio di avere dietro qualcuno di molto offensivo, perché sennò rischiate di lasciare scoperta la parte centrale del campo. Conclusioni, è divertente da usare Moscardelli perché è una sfida utilizzarlo ed è molto divertente quando riuscite a vincere utilizzando Moscardelli, che non è di sicuro l'attaccante argento più forte della Serie A, ha un buon colpo di testa, la forza fisica è molto buona ed è veramente economico perché costa solo 800-900 crediti, quindi molto inferiore rispetto all'anno scorso dove costava addirittura 15-20.000 crediti. Negativi, è abbastanza stanco a fine partita perché torna molto ad aiutare, quindi si stanca abbastanza, il work rate può essere difficile per qualcuno utilizzarlo perché comunque ha medio alti work rates che non è proprio adattissimo per una punta centrale, la finalizzazione non è un granché ed è difficile da usare, quindi dicevo per tutti questi motivi e in più perché non è veramente l'attaccante più forte della Serie A, ma vi ricordo che è facilissimo per tutti utilizzare Samuel Eto'o e c'è più sfida e più divertimento quando riuscirete a vincere una partita con Moscardelli. Con oggi abbiamo concluso, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Noi ci rivedremo presto con un altro video di FIFA Ultimate Team. Ciao a tutti!